Il Castelnuovo condanna la prima sconfitta stagionale, la Recanatese di Giampaolo. Una prova di cuore e non solo per i ragazzi di Di Fabio, che ora non possono più nascondersi. La squadra gioca bene, segna con tanti uomini e soprattutto lotta su ogni pallone. Con l'aiuto di Mario Giachetta alle riprese e al montaggio andiamo a rivivere le emozioni di questo big match giocato sotto una pioggia battente. La prima azione arriva al 25esimo. Protesta la Recanatese per un presunto fallo ai danni di Piccioni. Gemelli di Messina lascia correre. Al 31esimo ci prova Di Ruocco con un colpo dei suoi, ma il destro non crea problemi a Santarelli. Al minuto 34 punizione di Loviso a circa 10 metri dall'area giallorossa. Santarelli manda in corner. Al 40esimo il Castelnuovo passa in vantaggio. Loviso batte una punizione dalla zona defilata e Terrenzio, in sortita offensiva, ci mette la testa di quel tanto per infilare Santarelli. Al 46esimo la Recanatese sfiora il pari con Pera che di testa colpisce verso il primo palo. Il gol non arriva per una questione di centimetri. In apertura di ripresa, esattamente al minuto 2, Gemelli vede il tocco di mano di Terrenzio in area indicando il dischetto. Il primo assistente però segnala l'offside di un giallorosso e quindi nulla di fatto. Ma tre minuti più tardi i leopardiani trovano il pari, verticalizzazione per Pezzotti sull'out di sinistra. Natale esce ma Pezzotti lo infila mettendo la palla in rete. Al 23esimo Loviso viene toccato da Gomez al limite e Gemelli fischia ammonendo il 20 giallorosso. La punizione di Croce è preda di Santarelli senza particolari problemi. Due minuti dopo la mezz'ora si fa subito vedere il neoentrato Senigallesi. Cambio passo e mancino velenoso che costringe Natale al corner. Dallo stesso calcio d'angolo mischia clamorosi in area, entrano tutti in porta tranne il pallone per la gioia del Castelnuovo. 38esimo, perfetta l'azione del Castelnuovo, partita da Foglia, il cross di Croce trova pronto Fagioli, ma il numero 9 trova il palo sulla sua strada ad evitare il vantaggio. Vantaggio che però arriva al 41 con Croce, che in area trova il tempo perfetto per indirizzare in rete il pallone della vittoria contro una fortissima Recanatese. Terrenzio, una partita tosta perché la squadra, la Recanatese, è una squadra forte con tanti giocatori di personalità. Su un campo del genere avete trovato però la grinta giusta per trovare il gol negli ultimi minuti. È un segnale forte che date anche al campionato? Ma noi pensiamo partita per partita. Recanatese sapevamo che era una squadra molto attrezzata con giocatori di alta qualità. Però la promessa, insomma, che ci eravamo fatti noi era di ripetere l'atteggiamento e la compattezza di squadra che ci aveva permesso di vincere a Vasto. Penso che c'è stata, siamo stati quasi sempre equilibrati, abbiamo gestito bene la partita, poi è arrivato anche il gol della vittoria, quindi siamo molto felici. È l'unica squadra che ha giocato la vostra tutte le partite di questa stagione. A livello atletico però non state soffrendo questa situazione. Chi è che mette benzina sulle gambe, oltre al preparatore ovviamente, e chi mentalmente vi dà tanta forza per andare avanti? No, noi sicuramente abbiamo fatto un grande acquisto nello staff, che è il prof, che ci ha fatto lavorare. Stiamo lavorando diciamo, ad alta intensità da prima di luglio, quindi è un lavoro che parte da lontano. Secondo me, anzi, il fatto di avere una continuità di gioco paradossalmente ci aiuta, perché invece pure la Recanatese, penso, mettere i panni loro non è facile dopo il lungo stop che hanno avuto, riprendere, magari i giocatori sono allenati meno, quindi non è facile. Ora non ci si può più nascondere, insomma, il Castelnuovo gioca tutte le domeniche e anche i mercoledì, visti tanti recuperi, per cercare di vincerlo questo campionato, perché ormai non è più una sorpresa. No, pensavo che non ci possiamo dire non adesso, ci dovevamo nascondere più per il fatto che dobbiamo raggiungere sempre la salvezza, insomma. No, pensiamo a raggiungere il primo, a parte una scaramanzina di niente, pensiamo a raggiungere veramente il primo obiettivo stagionale, che è raggiungere la salvezza, perché già sarebbe un traguardo storico per questa società, che comunque sia è il primo anno che
affronta questo campionato. Non mi nascondo sul fatto che è bello rimanere, stare lassù, e quindi lavoriamo per cercarci di rimanere. L'ultima, poi lascio spazio ai colleghi. Sì. Sul calcio di rigore, poi naturalmente annullato per la segnalazione di fuorigioco, è sembrato netto il tuo intervento col braccio. Ci puoi dire qualcosa? Sì, onestamente l'ho presa con la mano. Il giocatore, diciamo, Ferrante stava più avanti di me, visto che non arrivavo più, istintivamente sono andato con il braccio, però diciamo che abbiamo lavorato bene di linea e il guardia di linea è stato fuori gioco. Mister, la prestazione c'è sempre, a prescindere dal risultato, ma quello che ho evidenziato oggi in diretta è stata la voglia, la cattiveria agonistica, il lottare su ogni pallone, su un campo particolarmente pesante e contro una squadra fortissima, secondo me. Secondo me è la più forte che abbiamo incontrato, e noi ci abbiamo messo del nostro per vincere questa partita. Questi ragazzi hanno fatto primo tempo spettacolare, dove hanno concesso niente, abbiamo trovato anche il gol. Poi dopo il pareggio la partita stava cambiando inerzia. E anche chi è entrato ha dato il suo contributo e ha riportato la partita su certi binari, e devo dire che poi quello che mi ha sorpreso più di tutti è la voglia di vincere di questa squadra. Non ci stavano a pareggiarla sapendo di avere un avversario forte davanti, però fino alla fine ci ha creduto e alla fine è riuscito a vincere, quindi devo fare i complimenti a loro, ma soprattutto voglio dedicare questa vittoria a quelli che sono andati in tribuna, perché in questo gruppo nessuno meriterebbe di andare in tribuna per come lavorano durante la settimana, e a me è una cosa che dispiace tantissimo, però vi voglio dedicare questa vittoria perché questi ragazzi non finiscono mai di sorprendermi, e verrà anche il loro momento per dare il contributo a questa squadra che sta sicuramente facendo delle grandi cose. Mister, l'unica nota negativa, se così la possiamo chiamare, è quel palo di Fagioli che si spende tantissimo, tra l'altro col passare dei minuti era l'unico con la casacca nera e non più bianca, perché forse evidentemente ancora una volta ha dato un'ottima impressione sotto l'aspetto dell'impegno e dell'intensità. Ma cosa deve fare questo ragazzo per beccare lo specchio e non il palo? È encomiabile per quello che dà in campo, non si risparmia niente proprio da tutto quello che ha, anche all'estremo delle forze, e quell'occasione sarebbe stato il coronamento per lui di una grande azione, di un'altra grande prestazione sua, di una grande azione della squadra, quindi deve avere pazienza che prima o poi, se continua così, il gol deve arrivare per forza. Col passare delle giornate, Di Fabio continua a contare i punti che mancano alla salvezza, o visto quello che sta accadendo giornata dopo giornata si contano i numeri per arrivare a vincerlo questo campionato, mister, perché ormai nascondersi è quasi inutile? No, ma io non mi sono mai nascosto, io ho sempre detto che i nostri obiettivi a inizio stagione erano quelli di rimanere in questa categoria, e lo sono tuttora in primis, capito? Poi è normale che ho sempre detto che noi tutte le domeniche scendiamo in campo per cercare di battere i nostri avversari. Se continuiamo a batterli così, magari ci potremmo ritagliare uno spazio un po' più importante, però guai a pensare in grande in questo momento. Noi dobbiamo rimanere umili come siamo e pensare solo a lavorare durante la settimana e affrontare la partita che abbiamo con la stessa cattiveria e intensità che abbiamo avuto oggi e in altre situazioni. Mister, ne ho viste tante quest'anno, non troppe delle vostre, anche perché ne avete giocate poche, però questa durante la stagione secondo me è stata una delle gare più belle per intensità, per capacità tecnica, per spirito di sacrificio, e voi mi siete sembrati in netta ripresa, naturalmente sotto l'aspetto atletico, perché ne avete saltate parecchie ed è difficile controbattere le offensive del Castelnuovo, che fa della dinamicità e della forza fisica le proprie caratteristiche migliori. Sì, ha detto benissimo. Io infatti della prestazione dei miei ragazzi sono contento, perché come sapete il Covid ci ha falcidiato più di 10 giocatori, per cui la mia preoccupazione era quella di presentare una squadra a livello organico presentabile. Infatti sono rimasto meravigliato, perché la squadra è stata brava secondo me. Grande attaccamento alla maglia, grande autostima, sapevamo che venire qui a Castelnuovo, che è una squadra che sta facendo benissimo, per cui hanno anche grande entusiasmo,
però abbiamo fatto un'ottima gara. Mi dispiace per il risultato perché non meritavamo assolutamente di perdere. Soprattutto il secondo tempo la squadra ha avuto un cambio di passo notevole. Abbiamo avuto anche diverse occasioni per chiudere la partita. Purtroppo il calcio è così, due episodi sia sul primo gol che sul secondo, potevamo stare un pochino più attenti, anche se io non voglio mai parlare male dell'arbitro, però secondo me ci ha un po' penalizzato, perché vorrei rivedere il gol annullato sul colpo di testa di Ferrante che è venuto a saltare dietro avanti al difensore. L'arbitro aveva dato gol e il segnaline, non lo so, ha alzato la bandierina. Sono stati un po' di episodi che ci hanno penalizzato, però se guardo la prestazione... Scusi mister, parla dell'occasione in cui è stato poi fischiato e poi annullato la segnalazione del calcio di rigore. Terrenzio ha appena ammesso il tocco netto con la mano, con Ferrante leggermente in anticipo sull'intervento, e quindi poi però la segnalazione del primo assistente che ha annullato la decisione del direttore, sì, di gara. Voglio dire, dalla mia panchina, la mia prospettiva mi sembrava regolare, poi bisogna vederlo perché giustamente c'erano tanti giocatori, ma anche sul primo gol c'era un fallo laterale nostro e invece l'hanno dato agli altri, poi c'è stata la punizione e hanno fatto gol. Comunque a prescindere da questo, dicevo, io guardo la prestazione, mi dispiace per i ragazzi perché hanno dato tanto, questa sconfitta secondo me ci penalizza più del dovuto.